Buonasera a tutti e benvenuti sul nostro canale Change Your Mind. Questa dovrebbe essere la settima e ultima parte sulla PIP estrinseca e come viene regolata. Stiamo, diciamo, affrontando la parte più clinica. Più clinica dell'impostazione con considerazioni generali che riprendono anche vari punti delle passate lezioni. In questa lezione, più che forse in altre, dobbiamo ben tenere presente, quello che leggiamo nei due loghi che ci sono sempre nella prima diapositiva, cioè Change Your Mind, come è il nome del canale, cioè manteniamoci sempre pronti a imparare qualcosa di nuovo. Teniamo la nostra mente non, diciamo, fossilizzata, sclerotizzata su magari concetti che invece possono essere e devono essere molte volte modificati. In più, altra cosa importante è non essere mai banali, nel senso che vedremo, cercheremo di presentare questo incontro, no? Che è la realtà clinica, tra, diciamo, le conoscenze teoriche e l'esperienza che poi si fa tentando di applicare le conoscenze teoriche nella propria realtà clinica, viste in un modo che a noi piace, come avete ben visto, non essere mai scontati, cioè non raccontare quello che molte volte viene raccontato, cioè la pura teoria o la pura pratica, no? Ma trovare sempre soluzioni e aspetti nuovi in tutte le cose, no? Perché ci sono. Ci sono perché, uno, perché l'esperienza non è uguale per tutti, no? Quindi le esperienze di persone diverse, in ambienti diversi, con conoscenze diverse, possono poi risultare diverse. Quindi in questa, diciamo, affrontare la realtà clinica mettendo insieme le componenti teoriche e pratiche che poi si hanno sul campo, si cerca sempre e cerchiamo sempre una strada, non dico per forza innovativa, però a volte un po' diversa, che magari affronta questa realtà da punti di vista che magari uno non ha considerato, che esistono e che forse vale la pena di considerare quando si ragiona in questi termini. E quindi in questo senso si cerca molte volte i concetti che molte volte nella teoria sono molto complicati da spiegare e anche da capire, possono diventare molto più semplici quando sono applicati nella realtà. E quindi cercare appunto di, calando nella realtà la teoria, senza banalizzarla, di renderla anche un po' più semplice e forse più aperta anche molte volte a poter incasellare dentro cose nuove. Andiamo avanti e partiamo un po' da lontano. Da lontano ma da vicino. Diciamo che da lontano, un po' da lontano, perché questa è una cosa che comunque si può dire non solo per la terapia della PIP estrinseca o in generale della PIP, che anche nella sua componente abbiamo visto, diciamo, più fisiologica, anzi fisiopatologica, che è la PIP intrinseca, è la PIP intrinseca. Ma in generale per tutti i tipi di terapie. In ogni caso, ricordiamoci sempre che l'organismo, sia che ci sia un'alterazione della PIP o la comparsa della PIP per motivi fisiopatologici, ossia che diventi un'applicazione terapeutica, quindi una PIP estrinseca, il nostro organismo risponde a questo, diciamo, nuovo soggetto che compare in campo, risponde sempre cercando un equilibrio, un nuovo equilibrio che
è sempre quello migliore, ricordiamocelo, è sempre quello migliore che può chiaramente mettere in campo il nostro organismo in quel momento, in quelle condizioni, con le disponibilità e le possibilità che si trova ad avere. Quindi stiamo molto attenti a verificare cosa l'organismo sta facendo e che risultati sta anche ottenendo, ok? Perché a volte non è necessario, diciamo, intervenire a priori, a volte basta anche soltanto osservare quello che succede e tenere sotto controllo quello che succede. Vediamo come l'organismo può raggiungere vari tipi di equilibrio o di non equilibrio, perché a volte diciamo l'insulto o di tutti i tipi, che può essere un insulto patologico o un insulto iatrogeno, possono essere così gravi e pesanti che, per cui l'organismo nelle sue condizioni non riesce a trovare questo equilibrio, pur cercando di raggiungerlo. E a volte invece sì, vediamo, possiamo ottenere con l'applicazione o con la comparsa della PIP un equilibrio stabile e buono, quindi il risultato della nostra applicazione più l'intervento e le modificazioni che l'organismo mette in atto ci ottengono un risultato di stabilità e con buoni, diciamo, parametri, e quindi è andata bene. Non dobbiamo fare nulla oltre a quello che abbiamo già fatto, oltre a quello che è successo. Può essere stabile, anche in questo caso è sufficiente, quindi anche in questo caso possiamo tener conto appunto di fare eventualmente una terapia minima o addirittura decidere di non trattare, cioè di non fare nulla. Ci accontentiamo, cioè il risultato che si è avuto dall'interazione del nostro intervento, della patologia e del assestamento in equilibrio che l'organismo cerca di raggiungere, e diciamo ci basta, va bene. Quindi lo troviamo abbastanza soddisfacente. Invece possiamo avere un equilibrio sì stabile, però i parametri con cui si raggiunge questa stabilità sono parametri insufficienti, che ci faranno capire che comunque è una stabilità destinata in un tempo più o meno breve a venir meno, okay? E a passare all'instabilità. Okay? Quindi abbiamo una stabilità insufficiente per per rimanere stabile. Chiaro, i parametri non sono soddisfacenti. Come vedete, chiaramente anche diciamo il primo risultato, eccetera, eccetera, non è mai definitivo. Si può sempre, purtroppo, passare in un senso o nell'altro, vedremo. Si può passare da un equilibrio stabile e buono a un equilibrio che diventa appena sufficiente, a un equilibrio che è insufficiente, e invece non si raggiunge una situazione di equilibrio, cioè il paziente rimane instabile, non riesce a trovare una situazione di equilibrio. Quindi in questo caso abbiamo un quadro acuto e scompensato, non soltanto acuto e compensato, e quindi siamo costretti a intervenire con una terapia il più possibile mirata, quindi essenziale, però in genere è piuttosto aggressiva. Okay? Se invece con questo intervento, eccetera, eccetera, possiamo decidere a un certo punto se è possibile passare a una terapia mirata non troppo aggressiva, che può essere anche utilizzata, come vedete, quando abbiamo un equilibrio stabile ma insufficiente. Quindi possiamo sempre avere una terapia mirata meno aggressiva di quando il paziente è instabile. Non è secondaria questa cosa, vedremo, perché la terapia deve essere anche questa, diciamo, soppesata per non essere né troppo né troppo poca. Okay? Quindi anche in questo caso dobbiamo essere molto cauti, come abbiamo visto nell'ultima diapositiva della scorsa puntata, della scorsa lezione. Possiamo decidere di intervenire come elefanti in un negozio di cristalleria, oppure entrare nel negozio senza cercando di non distruggere tutto in punta di piedi come fa una ballerina.
Quindi io propendo chiaramente sempre per la soluzione, per la seconda soluzione. Questo significherà, vedremo, alcune cose ben precise, soprattutto avere una terapia adeguata. Adeguata significa mirata e non più aggressiva del necessario. Ok? Quindi vedete, abbiamo vari livelli di terapia, vari livelli di stabilità che può raggiungere il nostro organismo nel cercare di riequilibrare la situazione dopo impostazione della pippa estrinseca in questo caso, o della comparsa di pippa intrinseca, in altri casi possono essere altri parametri. Quindi metteniamo in mente questa roba qua, quindi quattro tipi di risposta, quattro tipi di situazione clinica, alcuni richiedono, come abbiamo visto, un comportamento più aggressivo, meno aggressivo, addirittura fino a decidere che l'intervento terapeutico che abbiamo fatto è stato sufficiente a risolvere il problema che avevamo di fronte a quel momento. E a volte invece non basta, perché il problema magari non basta solo l'impostazione della PIP, ma bisogna fare altri aggiustamenti insieme alla PIP, o a volte controbilanciare, perché la PIP è necessaria, magari degli effetti collaterali della PIP che invece in quel momento non gradiamo. Andiamo avanti. Ecco, nell'equilibrio, come in tantissime altre abbiamo visto situazioni, si nasconde sempre la possibilità che il nostro sistema può, diciamo, diventare meno controllato, cioè avere una manifestazione di tipo caotica. Ho già detto molte volte, e potete andare a vedere le lezioni in cui ne ho parlato, caos non vuol dire una cosa completamente fuori controllo, ma una cosa che una situazione in cui il comportamento del sistema ha delle caratteristiche particolari che bisogna conoscere. Quindi il sistema si comporta raggiungendo un equilibrio che è un equilibrio di tipo caotico. Ok? Vedete? La terapia tende, insieme al, diciamo, come ho detto, all'organismo, dovrebbe tendere la terapia a un equilibrio stabile e buono. Quindi il nostro obiettivo, quando facciamo una terapia, è portare il paziente a un equilibrio stabile e buono, ricordandoci sempre che non c'è soltanto sempre la componente terapeutica, ma c'è anche la risposta dell'organismo alla terapia e della patologia alla terapia. Ricordiamoci anche che, vedete, che il caos è un modo con cui sistemi complessi si organizzano. Cioè, il sistema complesso può organizzarsi in un modo che ci piace tanto, stabile, e in un modo invece che è molto meno prevedibile, in cui il controllo che ci sembra di avere, perché ricordatevi sempre che non nessun sistema complesso è sempre perfettamente equilibrato, cioè tutto viaggia perfettamente, non è mai perfettamente caotico. Però possono prevalere o uno o l'altro aspetto, e nascondere parte dell'altro. Okay? Infatti, vedete, quando introduciamo, vedete, sistema organismo umano, ne possiamo avere un sistema emergente che si manifesta come un sistema equilibrato. Quindi più prevedibile e più facilmente, diciamo, più facile da seguire nel tempo, che ha la, diciamo, caratteristica di poter subire anche insulti e stress abbastanza notevoli e mantenersi, diciamo, in un equilibrio soddisfacente. Il sistema che si organizza in un sistema caotico purtroppo ha la caratteristica che nel sistema caotico invece il sistema spesso anche su
piccolissimi insulti, rischia di andare fuori controllo, cioè di darci delle risposte e dei risultati ai nostri test, alle nostre valutazioni sconcertanti, assolutamente fuori dalla nostra previsione e da quello che noi volevamo ottenere. Ricordate che ci sono sempre, in realtà, il sistema è un miscuglio tra equilibrio e caos. Quindi ogni volta che io agisco su un sistema, se il sistema ha una è molto in equilibrio, cioè le variabili sono molto controllate, è molto, diciamo, come vedete, il sistema è più stabile perché riesce a mantenere un'alta variabilità. E alta variabilità significa alta capacità di adattamento alle situazioni esterne che possono intervenire. Un sistema invece più caotico e più instabile, e quindi si organizza su un sistema più instabile, quando purtroppo abbiamo una bassa variabilità, e cioè il sistema ha meno capacità di adattamento, perché le variabili hanno, vedremo, una piccola possibilità di adattarsi e di compensare gli eventuali insulti esterni. Ricordiamoci sempre che un sistema complesso comunque è sempre un miscuglio delle due cose. Ricordiamoci che quando introduciamo una terapia riduciamo sempre la variabilità del sistema, perché una terapia, vedremo come è per la PIP estrinseca, una terapia rende il sistema meno variabile, cioè con meno possibilità di adattarsi ai cambiamenti. E questa è una cosa molto importante, ricordiamocelo sempre, e per questo vi dico: terapia mirata ed essenziale, quindi né troppo né troppo poca, quindi una terapia molto molto studiata, molto pensata, cioè non fatta a casaccio, non utilizziamo farmaci inutili. Per questo vi dico, anche perché, come spesso dico, quello che non fa bene in medicina, sotto quest'ottica, fa sicuramente male. Togliamoci l'idea che tanto male non fa, perché questa è la regola con cui si comporta il sistema, l'organismo umano. E quindi tutto ciò che non fa bene fa male, perché riduce la variabilità del sistema in maniera inevitabile, ineluttabile. Andiamo avanti. Non è così facile, cercheremo di entrare un pochettino di più sulla cosa che ci interessa di più. Non vi spiego la matematica e come si calcola questa variabilità nel sistema complesso e cosa ci sta dietro, perché è una cosa piuttosto complicata. A noi interessa, diciamo, il comportamento generale. E vediamo, per esempio, in termini di range di un certo parametro, vedete, possiamo avere un range di variabilità molto alta e quindi una bassissima probabilità che il sistema per quel parametro diventi instabile e caotico, perché poi un parametro che diventa instabile si trascina inevitabilmente dietro altri parametri che possono diventare a loro volta instabili, e quindi l'instabilità dalla partenza di un solo parametro può diventare un'instabilità più generale del sistema. Vediamo come aggiungendo terapie farmacologiche, più appesantiamo la terapia farmacologica, in maniera inevitabile il range tende a diventare più ridotto, fino ad annullarsi completamente. Okay? E più ci avviciniamo al range zero, e massima è la probabilità che il sistema diventi instabile e caotico. Perché? Facciamo un esempio semplicissimo, anche due esempi semplicissimi possiamo fare. Un esempio molto semplice che io faccio sempre è quello della frequenza cardiaca. Questi chiaramente sono dei numeri messi a caso, generali, come esempio. Ma facciamo l'esempio della frequenza cardiaca. Io do un farmaco che controlla verso il basso la frequenza cardiaca, chiaro? Quindi il mio range, che può andare
da 50 a 150, 200, a 180, facciamo, il paziente giovane sta abbastanza bene, o se sta peggio, magari da 50 a 150, quindi un range di 100 di variabilità della frequenza, io do questo farmaco e questo farmaco è un farmaco che mantiene tendenzialmente la frequenza tra 50 e 80 e 90, beta bloccante, per dire un farmaco molto usato. Cosa significa? Che la variabilità del mio sistema non è più 50-150, ma diventa 50-80. Perfetto. Emorragia. Il mio sistema ha come prima risposta quella di per evitare che l'emorragia causi un crollo della portata cardiaca e della pressione, cosa succede? Che il primo meccanismo di intervento immediato è l'aumentare la frequenza cardiaca. L'aumento, aumentare la frequenza cardiaca e aumentare la frequenza respiratoria. Vedete che qua come agisce anche a un livello che noi non ci aspettiamo, è il beta bloccante. Nel senso che però il mio, col beta bloccante la mia frequenza cardiaca può arrivare a 80-85, più di tanto non può fare, perché c'è proprio un blocco farmacologico. Quindi l'incremento che io avrò di portata non è quello che magari era necessario, magari il mio organismo aveva bisogno di 130 di frequenza, con quella perdita emorragica di quel tipo. Però non li può avere. E quindi abbiamo tre problemi ci nascono, un po' a cascata e poi immediati, e poi a cascata tantissimi altri. Primo problema, portata cardiaca non sufficiente. Secondo problema, il meccanismo che collega strettamente la frequenza cardiaca e la frequenza respiratoria. Chiaro? Perché io aumento la portata per aumentare e rendere sufficiente anche l'ossigenazione, non solo l'apporto di sangue, ma anche l'apporto di ossigeno. E quindi di conseguenza all'aumento di frequenza cardiaca deve corrispondere un aumento di frequenza respiratoria, che non aumentando la frequenza cardiaca non c'è nemmeno l'aumento di frequenza respiratoria. E questo è già un problema aggiuntivo a quello che normalmente ho. Altro grosso problema, la clinica, il paziente sta sanguinando, io non me ne accorgo perché il mio paziente rimane in un range di frequenza che non mi preoccupa perché non va in tachicardia il mio malato, rimane intorno a frequenze che sono assolutamente normali. Mentre se andasse in tachicardia, cioè superasse di colpo i 120, mi scatterebbe un campanello d'allarme, che invece non scatta. Quindi sottovaluto il problema, anzi non lo identifico proprio, e non ottengo dal punto di vista respiratorio, cardiaco e respiratorio, non ottengo la risposta necessaria per fronteggiare quella situazione. Ok? Questo rende il mio sistema a un certo punto... il sistema diventerà instabile e avrò un crollo improvviso della pressione, eccetera, eccetera, eccetera. E, tra virgolette, senza segni premonitori e senza possibilità dell'organismo di fronteggiare l'emorragia. Ok? Quindi il mio paziente comincia a star male subito, io non mi accorgo qual è il problema, o almeno non lo sospetto subito, mentre in altre condizioni l'avrei sospettato. E questo significa avere un range ridotto, frequenza cardiaca, ma anche pressione sistemica, la stessa cosa, no? Io se do un farmaco, possiamo anche cambiare, non fare più il beta bloccante, ma un altro farmaco antipertensivo, in certe condizioni il mio organismo ha bisogno invece di pressioni più alte. Anche fisiologiche, una persona che corre, per esempio, ha bisogno di avere una pressione e una perfusione, cioè tutto più alto, okay? Oppure ha bisogno di aumentare la pressione perché ci sono dei meccanismi che stanno tendendo ad abbassarla.
non può non essere l'emorragia, può essere uno shock settico, per esempio. Può essere uno shock settico per cui il mio antipertensivo sta impedendo al mio sistema di mantenere una pressione adeguata. Anzi, si somma al, diciamo, meccanismo ipotensivo della patologia. Quindi avrò due meccanismi che... E, come vedete, la possibilità del mio organismo di modificare e di adattare la pressione alla situazione clinica sparisce. Perché? Perché la terapia ne limita la variabilità del sistema di compenso, del parametro che dovrebbe compensare quella situazione clinica, perché è bloccata dal farmaco e dalla mia terapia farmacologica. E più questo range diventa piccolo, e meno il mio parametro ha la possibilità di adattarsi alla situazione clinica che si trova davanti. Più il range è ampio, e più il mio organismo ha la possibilità di utilizzare quel parametro per fronteggiare la situazione clinica che ha davanti. Ok? In più, ad aggravare la situazione, questo meccanismo ha la performance peggiore quando la patologia è più grave. Questo è il grande problema. Quindi una situazione già grave di per sé viene ulteriormente aggravata dal fatto che il mio parametro è parzialmente o totalmente bloccato e impossibilitato a compensare la situazione. Quindi stiamo molto attenti, terapia mirata, congrua, non è eccessiva, ma non è nemmeno troppo bassa. Quindi è molto meditata. Le terapie che facciamo. Andiamo avanti. Potremmo anche vederla in questo senso, che così ci avviciniamo, diciamo, passetto per volta alla situazione della pippa estrinseca, che dovremo invece, che è l'obiettivo finale di questa piccola discussione, che, vi ho detto, parte dai massimi sistemi, cioè dal discorso generale per arrivare nel particolare. Intanto vedete, disomogeneo e omogeneo, cioè significa passare da una situazione con più variabili, più flessibile, a una situazione con meno variabili, più rigida. O con variabili più rigide. Da variabili più flessibili. Ok? A me sembra che il passare da disomogeneo ad omogeneo sia un vantaggio, in realtà non lo è. E vedremo nella pippa estrinseca questo fatto si vede in maniera piuttosto netta. È una cosa molto, diciamo, difficile da intuire spontaneamente, perché il nostro intuito spontaneo ci porterebbe esattamente a pensare il contrario. Invece, la realtà clinica è esattamente questa. Infatti, situazioni più rigide sono meno adatte ai cambiamenti, l'abbiamo già detto. Ed è un vantaggio questo passaggio da disomogeneo a omogeneo rispetto agli obiettivi principali, ed è quello che andremo a sondare soprattutto sotto il punto di vista della pippa estrinseca, cioè l'ossigenazione arteriosa di scambi gassosi, riduzione del danno polmonare non da ossigenazione. Chiaro, quindi perché c'è un danno polmonare anche da ossigenazione tissutale carente. Quindi il nostro organo soffre perché ha poco ossigeno e tutti gli organi soffrono quando hanno poco ossigeno. Ok? Quindi possiamo avere un danno polmonare diretto, quindi che non c'entra con la riduzione di ossigenazione, e un danno polmonare invece da carenza di ossigenazione tissutale. Lo stesso per altri organi e apparati, possiamo avere un danno da diretto e un danno da carenza di ossigenazione tissutale. Andiamo avanti, eccoci qua. Disomogeneo, omogeneo. Due esempi. Partiamo da una situazione di un polmone senza PIP, senza PIP estrinseca, abbastanza, diciamo, vedete, chiuso a fine espirazione. Quindi abbiamo 2/3 teoricamente, se diviso in 3 parti uguali, diciamo
la distribuzione di questa situazione. Abbiamo un terzo aerato, diciamo in maniera sufficiente, due terzi del polmone invece a fine espirazione non sono per nulla aerati, addirittura qui è completamente obliterato. Aggiungiamo la pipa estrinseca e cosa, come vedete abbiamo invece un polmone che diventa più omogeneo. Migliora la situazione clinica o peggiora? L'ossigenazione migliora o peggiora? Chiaramente è il risultato, come abbiamo visto nella scorsa lezione, quello che ci dà la risposta definitiva, perché entrano magari in gioco un mucchio di variabili che conosciamo e che non conosciamo. In questo caso, per esempio, questa situazione potrebbe essere una situazione che, ci vedete, sono tutti alveoli, l'unico alveolo che è uguale a questo, che sembra errato in maniera sufficiente, sono due alveoli molto più grossi. E non sappiamo se questi alveoli più distesi sono sì pieni di aria, ma scambiano, cioè, o sono troppo pieni di aria e sono in realtà iperdistesi e quindi il flusso di sangue intorno a questi alveoli si sta azzerando o è addirittura azzerato proprio per compressione dell'alveolo sui vasi che lo circondano. Non lo sappiamo, potrebbe essere troppa PIP, potrebbe, e quindi abbiamo un risultato di ossigenazione sfavorevole. Il risultato è sfavorevole, quindi quella PIP che abbiamo messo non era adeguata, era troppa. Potremmo avere una situazione invece di miglioramento, ok? E quindi la PIP che abbiamo messo, almeno dal punto di vista degli scambi, sembra essere andata bene. Stiamo parlando solo degli scambi in questo caso. E, oppure potrebbe non cambiare nulla. Cioè, l'unico alveolo, come qua, vedete, è ossigenato in maniera ottimale e per cui c'è anche una buona perfusione, e potrebbe anche essere un po' migliore perché qui è anche più perfuso il polmone, potremmo avere un lieve miglioramento. O una situazione più o meno stabile. Cioè, c'è un lieve miglioramento, ma dal punto di vista clinico non particolarmente significativo. Gli altri due casi erano sfavorevoli. Però viene equilibrato rispetto a questa situazione, senza PIP, otteniamo un risultato non peggiorativo. Ok? Quindi possiamo avere un risultato non peggiorativo, quindi più o meno di equilibrio, un risultato migliorativo, un risultato peggiorativo. È un risultato molto peggiorativo. Ok? Quindi abbiamo varie soluzioni. Passiamo a un'altra situazione in cui è comparsa invece, vediamo, in cui c'è sempre il discorso da disomogeneo, perché vedete qua, chiaramente c'è stato un passaggio da un polmone molto più disomogeneo a un polmone che apparentemente è più omogeneo. Apparentemente è più omogeneo, però è anche limitato nella sua possibilità di modificazioni. Mentre qui siamo aperti a tutte le possibili modificazioni, l'applicazione di una PIP di troppa terapia che va a immobilizzare e a rendere il polmone omogeneo, ma molto più rigido ai cambiamenti, molto più stabile, può essere sfavorevole nel caso ci sia un peggioramento della situazione clinica. Okay? Qui possiamo ancora tentare di fare qualcosa, recuperare qualcosa, anche il respiro. Qui il sistema respiratorio è in questa situazione qua è praticamente bloccato. Più di tanto probabilmente non si riesce a fare. Compare la PIP intrinseca, abbiamo un polmone molto disomogeneo, vedete, si passa da alveoli a pressione di 3 a pressione di 15, 16, a pressione di 16 mi pare, sì. 15 no, pressione di 15. Allora, io posso a questo punto dire, metto una PIP alta. Il sistema diventa omogeneo. In base a quanto è ostruito avrò degli alveoli più o meno grossi, sempre con 15 di pressione dentro, però vedete la situazione diventa molto più omogenea,
perché tanto, intanto la pressione è uguale, è un po' più grande l'alveolo, più o meno disteso, però la pressione dentro è tutta uguale, chiaro? Questo è un sistema che tendenzialmente, io direi, mi propone una situazione molto più svantaggiosa di questa, della PIP messa a 3. La PIP messa a 3 mi mantiene il sistema disomogeneo, ma in grado di potersi modificare con più facilità, diciamo, a un insulto esterno. Mentre questo sistema è, diciamo, spremuto al massimo, cioè portato al massimo dalle sue potenzialità. Quindi non c'è nessuna possibilità, in caso di un insulto esterno, di riuscire a modificare in qualche modo quello che abbiamo. Ok? Anche qua vediamo, dal punto di vista meccanico, siamo dal punto di vista meccanico, vediamo come in una curva normale della curva pressione-volume, in cui non compare nessun flesso, vedete, questo è il tidal volume che viene fatto nella parte rettilinea, partiamo da 0 a 500, questo è il lavoro respiratorio del paziente. Mettiamo una PIP, cominciamo considerando le PIP impostate, al punto di flesso, quindi 5, questo è un paziente praticamente normale, quindi avrà 3 di PIP. Quindi può essere un paziente normale, senza nessuna patologia, ma lievemente ristretto per l'aumento della pressione addominale o perché è un obeso. Quindi polmone normale, ma una situazione per cui compare il flesso inferiore. Compare il flesso inferiore, peraltro molto molto modesto, se il polmone è normale, PIP impostata di 3, e vediamo che nella parte rettilinea i 500 vengono qui e vediamo che questo triangolo in realtà è il lavoro respiratorio che fa il mio sistema, con la PIP impostata. Se non avessi impostato la PIP, il lavoro respiratorio del mio sistema sarebbe questo. Ok? Cioè per arrivare e fare questo tidal 500, questo è il lavoro respiratorio senza PIP, quindi del paziente. Questo è il lavoro, impostando la PIP, o del paziente se siamo soltanto con la PIP e quindi il paziente respiro spontaneo, o della macchina. Questo è il lavoro che deve essere, diciamo, investito per ottenere il nuovo tidal, quindi un lavoro che diventa superiore. Lavoro che diventa ancora più grande se non metto la PIP. Se non metto la PIP, vedete, il lavoro respiratorio diventa tutto questo. Cioè, anche questo pezzo qua, diventa lavoro respiratorio. Ok? Quindi abbiamo questo aumento di lavoro respiratorio. Più il paziente peggiora, più il lavoro respiratorio aumenta, sia con la PIP sia senza PIP. Ok? Quindi lavoro respiratorio aumentato, consumo di ossigeno aumentato, affaticamento del paziente aumentato, e probabilmente a certi livelli, probabilmente anche frequenza respiratoria del paziente è aumentata. Ok? Anche perché qui abbiamo tenuto il volume corrente stabile, ma se il nostro paziente più di tanto lavoro non riesce a fare, per esempio, cosa succederà? Che il lavoro massimo che riesce a fare è quello e fa quello, però per ottenere lo stesso lavoro, il paziente si troverà a dover immettere meno volume corrente, non più 500, ma magari soltanto più 300. Quindi per mantenere il volume minuto dovrà aumentare la frequenza respiratoria. Il sistema a questo punto, come si può intuire, con una PIP che diventa sempre più importante come terapia, però il sistema diventa sempre più instabile. Chiaro? Sia per la patologia, quindi per la difficoltà comunque di trovare un equilibrio, sia per la necessità di
un intervento terapeutico molto più importante. Quindi quando ho messo 15-14 di PIP, il mio paziente qui non potrà più lavorare, anche se magari per certi versi potrebbe essere magari forse un po' più vantaggioso, perché è vero che deve impiegare più pressione, però il lavoro totale può essere minore. Risparmio il lavoro, ma bisogna vedere se il mio paziente comunque può permettersi di avere un lavoro respiratorio di questo tipo e non piuttosto di questo tipo. Passiamo alla PIP estrinseca e all'emodinamica, perché comunque abbiamo visto la PIP estrinseca ha un influsso sull'emodinamica e sul comunque l'apparato cardiovascolare diretto. Quindi vedete, perché noi inseriamo nel nostro sistema un elemento che è la pressione positiva intratoracica, che normalmente non c'è. Quindi riduzione del ritorno venoso, miglioramento degli scambi, abbiamo visto, dipende da quanto è impostata la PIP, perché e dipende dalla patologia che stiamo affrontando, peggioramento degli scambi possiamo anche avere, se la impostiamo troppo alta. Vediamo che la riduzione del ritorno venoso comunque riduce la portata cardiaca e si ha una riduzione di perfusione dei tessuti comunque. In certi casi invece questa cosa non avviene, quando per esempio il nostro paziente ha un'insufficienza respiratoria di tipo dovuta a scompenso cardiaco, in cui ridurre la portata facilita il nostro cuore, che comunque non riuscirebbe ad avere una portata adeguata alla situazione. E quindi un ritorno venoso normale su una riduzione di CO dovuta alla patologia può portare a uno scompenso. Ridurre il ritorno venoso può fare in modo che la riduzione di CO, come abbiamo visto, riporta il cuore in uno stato di compenso, perché comunque un CO più elevato il nostro cuore non era in grado di mobilizzarlo. Quindi è qui sempre la doppia via, diretta di riduzione della perfusione, oppure indiretta, vedete, qui abbiamo il miglioramento dell'O2, quindi in genere miglioramento dell'O2 tissutale con un miglioramento dell'O2 arterioso, dell'ossigeno arterioso, però dobbiamo sempre confrontarci con la riduzione di perfusione dei tessuti. Quindi il risultato di queste due parametri che si incrociano qua possono portare, come vedete, a un miglioramento dell'ossigenazione tissutale o anche a un peggioramento, che si ha sicuramente se c'è un peggioramento sia dalla riduzione dovuta alla riduzione della perfusione dei tessuti sia al peggioramento dell'O2 arteriosa. In questo caso il risultato sarà sicuramente un peggioramento dell'O2 tissutale. In quest'altro caso bisogna valutare, non è detto, non è assolutamente detto. Okay? Perché la riduzione di perfusione può superare il vantaggio del miglioramento dell'O2 arteriosa. Oh, siamo già arrivati alla fine, diciamo due cose un po' riassuntive, e cioè primo, ricordiamoci che comunque quando introduciamo in questo caso la PIP estrinseca, il nostro equilibrio dell'organismo tende a modificarsi, non è più l'equilibrio dell'organismo senza PIP o il disequilibrio, perché se mettiamo la PIP probabilmente il nostro sistema era instabile, aveva un problema acuto, quindi noi inseriamo la PIP per tornare a un sistema stabile con buoni parametri. Okay? Questo è il risultato che noi ci aspettiamo, però questo risultato dipende sia dall'introduzione della PIP e sia da come la PIP si integra nel mio organismo in quel momento. Per
parametri che noi possiamo considerare, quindi regolare di conseguenza la PIP, sia per un mucchio di parametri che noi non conosciamo, su cui la PIP va ad agire ma di cui noi non teniamo conto. Quindi, come abbiamo detto nella precedente puntata, molte volte possiamo fare tutto il possibile per avere un risultato buono in questa interazione che si instaura, però a volte il risultato può non essere buono, e a quel punto bisogna andare a tentare di scorporare e analizzare cosa potrebbe essere successo e eventualmente capire cosa principalmente in quel momento è diminuire o aumentare la terapia. Quindi, quello che sto vedendo il risultato negativo è perché la PIP è troppo bassa o è troppo alta, ok? E questo è, possiamo tentare di capirlo, come ho detto, attraverso i vari parametri che sto monitorizzando in quel momento, che, come ho detto, sono per esempio il miglioramento degli scambi o il peggioramento degli scambi. Quindi dico, questa PIP che ho impostato ha migliorato o peggiorato gli scambi? Okay? Sicuramente ha ridotto il ritorno venoso. Quindi come si è comportata la mia portata? Quindi parametri per andare a valutare come si comporta la portata, e cioè la perfusione, cioè il sangue che arriva ai tessuti. Che matchati col miglioramento o peggioramento dell'ossigenazione arteriosa già ci può dare un'idea. Okay? Abbiamo messo poca PIP, quindi non abbiamo avuto un miglioramento, ma nemmeno un peggioramento. Quindi il miglioramento di O2 arterioso non ha compensato la riduzione di CO. Chiaro? Quindi il risultato è che c'è stato un peggioramento che vado a valutare dell'ossigenazione tessutale, ma il paziente ha peggiorato l'acidosi, per esempio. Vedremo quando parleremo dell'acidosi, là ci sono molti dei parametri per valutare il problema tessutale e metabolico. Quindi ho gli strumenti per cercare di capire. Quindi nel caso in cui l'O2 arteriosa è lievemente migliorata o non è peggiorata, però la riduzione di ritorno venoso e di portata mi ha causato un peggioramento della situazione clinica del malato generale. Oppure gli scambi sono migliorati, quindi probabilmente la PIP dal punto di vista degli scambi polmonare si è comportata bene. Però se il risultato finale, cioè un peggioramento alla fine dell'ossigenazione dei tessuti, il mio paziente va più in acidosi e peggiora in generale, vuol dire che comunque questo miglioramento non è stato sufficiente a compensare la riduzione di portata. Se invece sono peggiorati gli scambi, molto probabilmente la situazione è che la mia PIP ha causato un problema anche a livello polmonare, cioè a livello polmonare non si è ottenuto un buon risultato, ma un risultato per esempio di iperdistensione, di riduzione del rapporto ventilazione-perfusione. E se sommando questo al problema comunque della riduzione di portata, se il paziente non è scompensato, chiaramente il risultato sarà un peggioramento della situazione clinica generale, con parametri che indicano un peggioramento dell'acidosi, per esempio, del paziente. Quindi il paziente va più in acidosi e di conseguenza peggiora anche il quadro polmonare, peggiora il quadro metabolico, peggiora il quadro cardiovascolare, eccetera, eccetera. Cioè, il risultato non raggiunto, ma il peggioramento invece raggiunto, dalla periferia si va a influire a ritroso su tutto l'organismo in salita verso l'alto, no? Quindi peggioramento tessutale, peggioramento quindi della funzione del polmone, del rene, del cuore e di tutti gli altri organi. Tutti questi peggioramenti cosa fanno? Del metabolismo dovuta alla scarsa ossigenazione,
peggiorano il quadro generale del paziente. E quindi il sistema reagisce al peggioramento incrementando diciamo, il suo intervento, che però da una parte tende a compensare la nuova situazione, dall'altra parte però mi restituisce un quadro clinico molto peggiore. Come comunicare? Vedete, sempre attraverso il canale o attraverso le mie mail, se vogliamo, se la comunicazione non vuole essere, diciamo, manifestata a tutti, o si vogliono risposte, diciamo, più personali, compiti da fare, è brutto da dire, ricordatevi di iscrivervi al canale per avere le comunicazioni sui prossimi video, aggiungete un like se vi è piaciuto la presentazione, condividete le presentazioni e attraverso il link con le persone interessate all'argomento, secondo voi, che potrebbero essere interessate. Questo per ottenere che cosa poi nel futuro? Intanto tentare, come ho detto, se i numeri sono adeguati, una diretta, quindi stabilire un'ora, un giorno in cui ritrovarci. Adesso vediamo un po'. Prima o poi mi deciderò a lanciare un piccolo referendum per capire se è possibile e se è una via praticabile, oppure provo e vediamo cosa succede. Comincio magari 10 giorni prima, un mese prima, a dire il giorno e l'ora e magari si riesce per quel giorno e quell'ora e vediamo il risultato. Come succede mettendo la PIP o come facendo un intervento terapeutico. Decidiamo se la proposta, il meccanismo è adeguato in base ai risultati. Quindi possibilità di lezioni in diretta su richiesta, ricordatevelo, possibilità di lezioni frontali in presenza, anche queste su richiesta, quindi vengo io da voi dove vi trovate, possibilità di applicazione pratica al letto del paziente, anche questo chiaramente devo venire da voi nel vostro reparto, perché la teoria è quello che può essere spiegato in una lezione, una cosa, vederlo in pratica, a parte che le cose rimangono più diciamo ferme, più mantenute a livello di memoria, se uno le vede fare piuttosto che sentirle soltanto, quindi la nostra memoria mantiene meglio il ricordo di quello che ha visto, fare praticamente, che di quello che ha sentito. E quindi può essere molto utile, io l'ho già provata molte volte, chiaramente è tutta un'altra cosa. Molte volte la lezione tira fuori anche aspetti che non ti aspetti, perché al letto del paziente può venire fuori di tutto. Non è programmabile, noi facciamo un certo argomento, ma poi viene fuori magari un mucchio di altre cose che non sono state previste. Chiaramente il mio compenso non esiste, cioè io non prendo soldi per fare queste cose. Nel caso però debba spostarmi di parecchio e non possa fare la cosa in giornata, eccetera eccetera, diciamo che le spese tra virgolette di mantenimento e di cosiddette rimborso spese, quello un minimo deve esserci, no? Diciamo calcolato insieme, però quello sì. Per il resto, chiaramente vi dico, le lezioni sono assolutamente in tutti i modi gratuiti, come è gratuito il canale. Concludiamo con questa frase. Adesso stavo già pensando di cambiare in mente altre due o tre cose molto interessanti. Questa è comunque, rimane sempre attuale, no? Vivere e vivere la clinica per un medico e non smettere mai di imparare. Non smettere mai di imparare vuol dire appunto mantenersi sempre aperti, uno a vedere più che errori, io chiamo le mancanze, che possono essere anche piccole, che in questo momento abbiamo e che magari andando avanti nel tempo con nuove conoscenze, nuove esperienze vengono colmate. Però chiaramente tutto viene, arriva il meccanismo dell'imparare dal colmare una mancanza, dal colmare un vuoto, un buco che avevamo.
che viene colmato e di conseguenza noi sappiamo qualcosa in più. Aggiungiamo un pezzetto di puzzle all'enorme puzzle che stiamo costruendo, che non finiremo mai di costruire, che nessuno forse sicuramente finirà mai di costruire, però avremo un puzzle sempre più riconoscibile, almeno, anche se non completo. Con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione, che molto probabilmente dovrebbe essere, adesso ci sto già lavorando, cominciare a introdurre il discorso dell'emogas analisi nella clinica, che è un mio vecchio sogno, ho già fatto delle lezioni, però non sono, non dico soddisfatto, ma siamo ancora molto lontani da tutto quello che bisognerebbe, secondo me, necessariamente sapere e di cui tener conto quando lavoriamo. Che l'emogas analisi, vi anticipo, che secondo me è comunque un esame fondamentale, imprescindibile. E vedremo da quali punti di vista, se non da tutti i punti di vista.